Oh, peccato. Hanno distrutto gli Ebdani, che era una delle poche fazioni che aveva un atteggiamento amichevole verso di me. Si vede che sono stati spazzati via. Nel frattempo, vedo che gli alemanni sono minacciati dai separatisti romani d'Occidente. Quindi forse è anche per questo che hanno per il momento allentato un po' il disturbo su di me. Mentre qui con questa spia sto seguendo un esercito degli Unni. E qui da qualche parte, eccolo qua. Lo sto seguendo, sto guardando dove va, dove gira. Chissà che non becchi Attila da qualche parte. Questo qui non è Attila, ma sarà pur da qualche parte. Anche i Roxolani adesso si sono uniti alla lotta contro di me, perché sono tutti alleati, sono tutti stati tributari dei miei nemici precedenti che si uniscono alla battaglia, ma non fa granché differenza in realtà. Bene, con la nostra flotta affrontiamo la prima battaglia, abbattendo queste navi da trasporto dei Geati, che erano le ultime che continuavano a rompermi le scatole sulla costa. Vabbè, sono stufo ad aspettare, tanto questi britanni non stanno facendo niente a Camulodunum, tanto vale che me la riprenda. E magari ci lascio l'esercito in difesa, visto che qui adesso, vicino all'Indum e Boracum, non c'è più nessuno che rompe le scatole. Molto semplicemente è ritornata nelle mie mani. E sarebbe anche da ricostruire qualcosa. Dunque, ci sono questi angli. Questo esercito, i cacciatori selvaggi, che stanno venendo su in nave, sono navi da trasporto. E nel frattempo io sto venendo giù con la mia flotta navale, l'ira di Nodens, perché volevo mandarla in porto. Ma visto che stanno salendo questi, direi che è il caso di andarle a incontrare. E spero, presumo, speriamo, che le navi da trasporto siano, seppur piene di uomini, siano meno efficaci, meno potenti in battaglia sul mare di navi da guerra fatte appositamente. Nel caso in cui dovessimo incontrarci, vedremo. Può essere che gli angli scendano a terra prima, perché da qui si può scendere. Vedremo. Oh, sono riuscito a stipulare un trattato di non aggressione con la Settimania, visto i recenti inserimenti come miei nemici dei Roxolani, che sono anche loro nemici. Sono riuscito a stipulare un trattato di non aggressione con la Settimania che ha questo territorio qui. Questo dei Roxolani. Ecco, ti pareva. I Franchi hanno avvicinato tutte le loro forze a Camulodunum, però non l'hanno attaccata. Devono avere uno strano rapporto con la città di Camulodunum. Non capisco perché ogni volta che io la conquisto me l'attaccano sempre. È una cosa strana. Ma che possano attaccare anche con due eserciti, io mi posso difendere benissimo con uno. Infatti, come pensavo, gli angli sono scesi a terra. Mi piazzo nella boscaglia. Qui. Your next E command. nell'attesa non faccio nulla. Magari prendo qualche mercenario. Mi mancano gli arcieri, purtroppo. Stavo aspettando di costruire un edificio che mi permettesse di reclutare i balistrieri, ma non ho fatto in tempo. E di mercenari, arcieri o balestrieri non ce ne sono. Quindi opto per altra fanteria. E attendo. Ok, gli angli hanno deciso di dirottare verso Corinium. Ok, vediamo, loro sono muniti di lancieri nordici, qualche un po' di, appena un po' di cavalleria, asce, schermagliatori, cani. Io non ho fanteria a sufficienza per respingerli, quindi direi che risolvo automaticamente. Succederà quello che succederà. Perché comunque se non avessi spostato l'esercito verso di loro, avrebbero attaccato magari Segontium, quindi o una o l'altra. Comunque non mi scappano.
Dato che praticamente hanno messo due eserciti franchi davanti a Camulodunum, però non la stanno attaccando per il momento. Io gli mando la flotta navale. Così dobbiamo mettergli un po' di pepe al culo. Vediamo che dicono. Intanto con i Vandali ubriachi, anzi i viandanti ubriachi, vado definitivamente a incontrare i cacciatori selvaggi che sono anche abbastanza rovinati dall'inverno e dall'assedio a Corinium. Sì, che bel giretto che hanno fatto. Siete comunque condannati, quindi. C'è neanche bisogno che combatta. Perfetto. I franchi si sono leggermente arretrati, non di molto, giusto un pelo, mentre i geati hanno sbarcato un piccolo gruppo di forze che proprio vogliono rompermi le scatole. E io mi sa che sono costretto a crearmi una piccola forza, non un esercito completo, ma una piccola forza almeno che stia tra i Boracum e l'Indum. Un nemico in meno. I Roxurani sono stati distrutti. I franchi si sono gentilmente ritirati all'arrivo della mia flotta navale. Quindi è bene che la tenga qui vicino a Camulodunum per un po'. Intanto però si sono fatti rivedere anche i Dani, con i lupi del gelo. Devo fare qualcosa per i geati e per i Dani perché continuano a scassare le palle periodicamente. Non sono una grossa minaccia, ma rompono le scatole e non mi permettono di fare altro, quindi devo risolvere la questione con loro. Invitata dai franchi, anche gli Uti ora sono contro di me. Ha ha ha. Mi diverto un mondo. Al momento vicino all'Undinium non ci sono particolari minacce, quindi volevo far uscire l'esercito per andare a eliminare questi geati inutili che danno solo fastidio. Ready for orders! Le probabilità non sono a mio favore, il che è strano. Sì, i numeri non sono effettivamente tanto diversi. Mi sembra che però loro abbiano delle unità di fanteria pesante. Adesso non so bene i lancieri Thrall e i guerrieri nordici se sono fanteria media o pesante, però. E sono anche fortificati. Ho fatto altre battaglie contro unità fortificate, però ho gli onagri, il che fa tanta differenza. Direi che salvo prima di questa battaglia, poi eventualmente posso tornare indietro, ma ho fatto altre battaglie così e ho perso di brutto, però proviamo. Combattiamo sulla neve. Dunque, questi sono gli uomini dei geati. Dunque. Direi che mettiamo avanti i balestrieri che hanno un raggio molto più minore, ma basta che facciano qualche passo in avanti e sono a tiro. E metto gli onagri qui e possono colpire un po' tutto quello che vogliono, diciamo. Ecco. Nel mentre porto avanti fanteria e cavalleria. Ok, possiamo dire ai miei onagri di colpire l'unità del generale. Questi qui stanno uscendo. Che strano modo di iniziare. Di solito un'unità fortificata rimane fortificata. Allora mando indietro i balestrieri. Così. Mando avanti i lancieri. Qui. È che vogliono colpire. Ah, ho capito, vogliono colpire i miei onagri. Perfetto, perfetto. Nessun problema. Mando i miei lancieri contro questa cavalleria in arrivo. Ah, sono riuscito a mandarli indietro. Ecco, ora la cavalleria loro si scontra contro le mie lance e beccano pure i colpi dei balestrieri. Eccellente. Gli onagri sono un po' disturbati in realtà, però.
No, i lancieri Thrall sono fanteria leggera, da quello che vedo. Ti effuggono per salvarsi la pelle. Ok, ma andiamo avanti un altro po' di fanteria. Cominciamo a stare attenti alla cavalleria, come possiamo utilizzarla. Mandiamo la cavalleria a colpire i loro scarmagliatori. E quelli che stanno scappando. Avrebbero potuto rimanere nei loro... Nostro generale è morto! Che palle! Che sfigata di generale. Vabbè, che abbiamo vinto, che per fortuna. Stavo dicendo... I geati potevano benissimo rimanere nella loro fortificazione e attendere. Avrebbero avuto più possibilità invece che uscire di corsa, come hanno fatto. In effetti ci hanno causato un po' di danni, ma non più di tanti. Niente di irreparabile. Hanno ucciso il generale, ma... Io ormai sono abituato a vedere morire come formiche i miei generali. È ora di mandare un esercito verso i geati. I geati o i dani, una delle due. Qui ci sono anche gli angli, che sono i miei nemici. È il momento di mandare qualcuno in quest'area, piuttosto che aspettare che vengano a romperci le scatole sul nostro territorio. Volevo mandare l'esercito appena costruito, quello dei lupi. Volevo mandarlo con una scorta della mia flotta navale, così magari non viene affondato nel tragitto, perché farlo andare via terra è un'opzione non perseguibile, visto la quantità di nemici che dovrei superare e che sicuramente mi vorrebbero intercettare. Quindi è bene che passi via mare. Ora, questi possono muoversi già a passo lungo, tipo qui, mentre questa flotta la tolgo dalla funzione razzia e la mando qui vicino come scorta. Ho visto qualcos'altro di preoccupante, che si sono aggiunti a i rompiballe dei confini, i lupi ululanti dei rugi, giusto? Sì, rugi. Fanteria pesante. Insomma, cavalleria media. Non sono proprio delle mezze seghe. Il mio esercito ce l'ho qui a Eboracum, potrei portarlo su a Eildon, vedere cosa fanno, come rispondono, se rispondono. Insomma, spostare un esercito all'esterno, lontano dal mio territorio, di certo fa muovere tutte le questioni. Ok, ora abbiamo fatto un accordo di non aggressione con i separatisti romani d'Occidente. Sto avendo anche ottimi rapporti con i gramanti, visto che loro stessi mi hanno chiesto due mie donne dell'albero genealogico come mogli, pagandomi anche, quindi bene così. Quindi sto avendo buoni rapporti, diciamo, con la parte ex romana o comunque legata in qualche modo ai romani. Vediamo se riusciamo a farci qualche amico da qualche parte. Gli angli sono qui non certo per vacanza, si stanno avvicinando a quest'area, forse vogliono attaccare Londinium visto che è scoperta. Spostare l'esercito da Camulodunum a Londinium probabilmente significa invitare i franchi a riconquistarla o a ridistruggerla, visto che sono in fissa con questa città. Spostare questo esercito a sud significherebbe probabilmente dare via libera ai dani e ai rugi, che sono qui in attesa di fare qualcosa sulla costa. Quindi per il momento vedo cosa succede. Londinium è comunque una grossa città e ha ampie guarnigioni al suo interno, quindi potrebbe anche essere in grado di difendersi da sola per un po'. Con la spia sono arrivato a Refnesholt, la capitale dei Geati. Vedo che è comunque ben difesa.
sia come per quanto riguarda le strutture che per le unità militari che non sono numerose, sono un misto di pesante, leggero e medio, di unità di terra e unità di mare. Io purtroppo ho navi un po' logorate dal viaggio in mare, quindi è un po' pesante. In effetti non è che stiamo messi una meraviglia. Il viaggio in mare fa questo effetto, purtroppo. Un gruppo di navi da guerra degli Angli mi hanno intercettato il convoglio. Oddio, che gran casino. Contro le mie navi di trasporto più le navi da guerra che ho unito per colmare i buchi. Le probabilità sono quel che sono, in realtà. Più che altro mi sa che verrà fuori un casino di quelli storici. Ok, ho disposto così le mie navi da trasporto, anche se non so se sia una disposizione efficace, purtroppo non sono un esperto. Da dietro le linee nemiche dovrebbero arrivare rinforzi con le navi da guerra, ed è con quelle che vorrei, diciamo, iniziare a scontrarmi, anche se i nemici di certo si faranno avanti velocemente. Che disposizione! Ok, sono entrati un gruppo di navi da guerra. Con queste io aspetto semplicemente, non ho modo di fare altro. Ok, queste sono le mie navi che sono entrate. Perfetto. Dunque, mettiamo in pausa un attimo come voglio disporre queste mie navi da guerra, come voglio utilizzarle. Mi hanno già buttato giù una nave. Ottimo. Direi che è un inizio fantasmagorico. Dunque, qui loro hanno artiglieria che posso colpire con la mia artiglieria. Non voglio concentrarmi troppo su quelle. Di sicuro bisogna mandarle avanti e fare in modo che arrivino presto. Ok, adesso qui cominciano ad attaccare. Posso muovere i miei balestrieri per avere un'angolazione migliore di tiro. Loro hanno tutta fanteria, hanno abbordato qualsiasi cosa. Ok, dobbiamo andare via veloci, forza. Attaccare le loro navi. Non rimane niente di questa unità. Vabbè. L'avevo già la sensazione negativa e si sta concretizzando in modo assoluto. Ok, ora anche le navi da guerra stanno entrando in lotta, più o meno. Ok, il generale delle unità di terra è andato a farsi benedire. Uomini hanno gettato le armi e se la danno a gambe. Direi che non sta andando nel migliore dei modi. Io proprio non riesco a capire le battaglie navali, non sono mai stato in grado di comprenderne la tattica, diciamo così. Il modo di affrontarle, il senso. Mai avuto un'idea di come fare. Infatti poi le ho sempre evitate le battaglie navali, perché nonostante magari le probabilità automatiche mi diano grossi favori, in realtà poi vado a perdere in modo clamoroso, come sta succedendo anche adesso, insomma. La nostra nave è stata abbordata! Respingetemi! Sconfitta onorevole, beh, se avessi capito cosa è successo, perché non ho capito un bel niente. Fatto sta che il nostro tentativo di incursione è andato a puttane.
Quindi direi che le prossime volte l'unica cosa da fare è andare via terra, nonostante i nemici che posso incontrare e il territorio che dovrò superare solo via terra. Le unità navali le posso tenere soltanto come difesa dei confini, nient'altro.